Mister Simone Pietrelli, anzitutto auguri di buon anno. Grazie anche a voi. Un Monserra che mantiene l'imbattibilità fuori casa, partita due volte, primo tempo timoroso in cui eravate sotto di due reti, secondo tempo autoritario in cui siete riusciti a raggiungere i 2-2. Sì, primo tempo deciso da due palle ferme, un calcio di punizione, un calcio d'angolo dove siamo stati molto disattenti. E per il resto primo tempo niente, quasi niente da entrambe le parti. Il secondo tempo invece siamo usciti con un piglio diverso, abbiamo fatto secondo me un'ottima partita, abbiamo creato occasioni da gol e siamo riusciti a fare il 2-1 dopo 5 minuti di gioco, che è stato importantissimo. E poi niente, ottimo secondo tempo da parte della squadra del Monserra. E dovevamo farlo anche il primo tempo, invece abbiamo fatto un tempo solo. E lei il primo tempo ha seguito la partita dalla tribuna, sì. Il secondo dal campo, sì. La curiosità, insomma, perché questa scelta? Allora, decisione comportamentale della società che mi ha fatto fare il primo tempo dalla tribuna. A me comunque è servito lo stesso perché ho visto diverse dinamiche, diverse cose. E poi il secondo tempo sono ritornato nella mia area dove si sta benissimo e niente, sono stato molto contento di ritornare sul campo. Abbiamo fatto mezza partita del 2023, va benissimo. È un Monserra che sarà impegnato anche mercoledì nel recupero contro la Labor, in cui avrete la possibilità di inserirvi nelle posizioni che contano se sfruttato a dovere questa partita. Vogliamo, come tutte le altre partite, fare la partita, quindi andremo a Santa Maria Nuova per fare la partita e cercare, come tutte le partite, di vincerle, come è successo l'anno scorso, che giocavamo sempre comunque sia per vincere le partite, e faremo la stessa cosa, il nostro calcio propositivo, giocare, provare comunque sia ad arrivare più volte possibile in porta. Quali sono gli obiettivi di questa società che la scorsa stagione sfiorò la vittoria del campionato lottando fino all'ultima giornata e poi qualificandosi per il playoff? Allora, l'anno scorso campionato molto importante, quest'anno è un campionato completamente diverso con squadre comunque, diverse squadre, più squadre attrezzate per stare comunque per la lotta sia per il campionato che per i playoff. Primo obiettivo in questo momento, ritornare alla vittoria e cercare di avvicinarsi al quinto posto e poi vediamo man mano, partita per partita. È un Monserra che ha inserito nel corso del mercato di dicembre tre giocatori come portiere Campana, il difensore Coltorti, il centrocampista Togni, quindi quali sono state le motivazioni di questi cambiamenti? Allora, motivazioni sono entrambi tre ragazzi che ci interessavano tantissimo. Un ragazzo che ha 32 anni, il portiere Marco Campana, che comunque sia doveva sostituire l'altro portiere che era in uscita per motivi di lavoro, non per altro. Anzi, complimenti a Marco Morettini che ha fatto veramente delle prestazioni importanti. E poi ci abbiamo avuto la fortuna di inserire sia Coltorti che Togni, che sono due ragazzi di 24 anni. La filosofia della società Monserra comunque è inserire più ragazzi bravi possibili e quindi c'è stata la possibilità e sono stato molto contento. La squadra ha anche diversi giovani, diversi classe 2004-2005, quindi giusto mix. Sì, avendo comunque il Monserra al settore giovanile cerchiamo di far arrivare più ragazzi possibili dal settore giovanile alla prima squadra. Quello è tra virgolette l'obiettivo primario. Avere comunque ragazzi oltre che giovani, ma comunque sia bravi, tipo oggi Calcina ha fatto un'ottima partita nel 2004, per noi è motivo d'orgoglio e quindi la direzione è quella, cercare di inserire giovani, forti, squadra dinamica, quindi con la voglia sempre di giocare a calcio. E questi sono gli obiettivi primari, poi il fatto di andare in campo tutte le partite per vincere, anche quello è un altro obiettivo fondamentale che ci siamo prefissati. Poi ci può stare la partita che perdi, la partita che pareggi, la partita che vinci, comunque l'importante è entrare sempre con la mentalità propositiva per arrivare il più alto possibile. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Mister Iuri Vugeli, innanzitutto buon anno,
prima partita del 2023, 2-2 con tanto male in bocca per la Castelfrettese, che aveva concluso il primo tempo sul doppio vantaggio, ma poi nella ripresa si è lasciata raggiungere dal Monserra. Sì, innanzitutto un buon anno a tutti. E sì, è stata una partita per assurdo dove abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo fatto il primo tempo non bene, o meglio, di bene solo i due gol, perché sì, abbiamo provato a giocare, però a livello tecnico abbiamo sbagliato tantissimo, le ultime scelte, gli ultimi passaggi. Nonostante tutto ci siamo ritrovati in vantaggio di due gol, anche meritatamente, perché loro, diciamo, il primo tempo non gli abbiamo concesso quasi niente. E il secondo tempo uguale, abbiamo fatto tutto noi, perché il primo gol palla noi l'abbiamo regalata nei piedi e ci abbiamo preso gol. Il secondo uguale, un rigore che potevamo evitare, e quindi ci siamo trovati sul 2-2. Nonostante tutto, comunque c'era tempo, e per assurdo gli ultimi 20 minuti la squadra mi è piaciuta un pochino di più, perché abbiamo iniziato a giocare e abbiamo creato 3-4 palle gol nitide. Però alla fine, insomma, il pareggio, anche per quello che hanno fatto loro, la reazione soprattutto nel secondo tempo, è un risultato giusto. Come ti spieghi questo avvio di secondo tempo in cui la partita è stata rimessa in discussione dopo che sembrava incanalata per il verso giusto? Ma tanto nel calcio è quasi sempre così, nel senso che dopo il 2-0 ci stava una reazione di loro e dovevamo essere più bravi a tenere magari meglio, perché comunque, ripeto, il primo gol l'abbiamo regalato su un piatto d'argento, quindi se già quell'occasione lì non la concedevamo e riuscivamo a passare quei 5-10 minuti, perché dopo comunque, nonostante hanno pareggiato, ci hanno avuto altre un paio di occasioni, avevamo ripreso le misure, poi dopo il rigore ha rimesso in discussione tutto. Purtroppo è andata così, sicuramente questa è una cosa che ci deve far crescere subito, perché comunque una squadra che vuole raggiungere un determinato obiettivo, si trova sul 2-0 in casa, non può permettersi di farsi rimontare come abbiamo fatto noi. Quello sicuramente ci lavoreremo e dobbiamo sicuramente cambiare marcia. Come hai lavorato durante la sosta natalizia? Durante la sosta abbiamo fatto diversi allenamenti, prima, durante e dopo la sosta abbiamo sempre lavorato comunque bene. E prima della partita ai ragazzi l'avevo detto, e quindi quella deve essere la nostra forza da qui fino a metà, fine febbraio, di rimanere il più possibile agganciati lassù, perché dopo marzo, aprile chi ha lavorato bene sicuramente andrà molto più forte degli altri. Siamo ormai giunti al giro di boa, sabato ci sarà l'ultima partita del girone d'andata. Come dovrà reagire la Castelfrettese a questo schiaffo, a questi due punti lasciati per strada? Come sempre, portarsi dentro quella rabbia e andare sabato a Camerano, cercare di fare la nostra partita e cercare di ottenere il massimo del risultato. Un giudizio su questo campionato molto livellato, in cui ci sono diverse formazioni competitive, tra cui il Monserra, che ha cambiato molto nel mercato di dicembre. Sì, sicuramente il Monserra ne è uscita molto rafforzata, perché comunque i tre giocatori che ha preso le ha dato ancora di più carattere, visto che l'anno scorso comunque si è giocato il campionato fino alla fine. È una squadra quadrata, organizzata, che cerca di giocare, quindi sicuramente costerà, darà del filo da torcere a tutti fino alla fine, sicuramente. Grazie.